Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Il video che andrete a vedere oggi è un video frivolissimo, è un video challenge che ho visto nel canale di Ludovica, di Ludodreamer. Si tratta di reread, rewrite o burn. Questa sfida in cosa consiste? Praticamente io qua dentro, in questa meravigliosa tazza da sporto di Starbucks che presi non so dove, però c'è il mio nome scritto anche giusto, ho messo tutti i vari titoli di libri che ho letto negli ultimi 2 anni e ho aggiunto anche qualcosa di vecchio, così per aggiungere qualcosa. Quindi io andrò a pescare da qua dentro 3 titoli e andrò quindi poi a decidere se il libro in questione, i libri in questione andranno riletti oppure vorrei che fossero riscritti oppure li brucerei. Allora, primo turno. Uno, no aspetta, mischiamo, perché non ho mischiati. Volevo vedere se funzionava a farlo uscire dal buco, ma non funziona, quindi apriamo. 1, 2 e 3. Primo titolo è Giovani carine e bugiarde assassine. Mettiamo del cuculo. E infine The Midnight Sea. Allora, questo è semplice, Decido di non è semplice per niente. Decido di bruciare The Midnight Sea perché non mi aveva fatto impazzire come libro. Carino, magnetico, che tra l'altro non so nemmeno se finirla come trilogia, perché ho altro da leggere, quindi non so se dargli tempo, però vabbè, decido di bruciare The Midnight Sea. E tra Il richiamo del cuculo e Giovani carine e bugiarde assassine è molto difficile, però decido di rileggere Il richiamo del cuculo perché è un libro che è bellissimo, secondo me l'ho davvero davvero amato, cioè la Rowling è stata meravigliosa in quel romanzo, e decido di riscrivere Pretty Little Liars, cioè Giovani carine e bugiarde assassine, anche se quel volume mi era piaciuto un botto, come tutta la serie. Tra l'altro voi sapete che io sono ossessionato da Giovani carine e bugiarde, quindi yes. Secondo turno. Primo titolo è Poirot a Style Court, ovvero il primo libro della serie di Agatha Christie su Poirot. Secondo è Il libro della polvere di Philip Pullman. Terzo è La casa di Ade di Rick Riordan, quindi il quarto libro della serie di Percy Jackson, gli eroi dell'Olimpo. Decido di... oh mio Dio, questa è molto complicata, perché probabilmente io riscriverei in qualche modo Poirot, però non riesco... Allora, facciamo così. Riscriverei Il libro della polvere perché è un libro che io ho adorato davvero tantissimo, però forse qualcosina potrebbe essere migliorata, ecco, quindi riscrivo quello anche se io l'ho amato, non vedo l'ora di leggere il seguito. Poi decido di rileggere La casa di Ade perché è meraviglioso, veramente troppo troppo bello. Infine decido di bruciare però a Style Court perché tra questi è cioè quello che mi è piaciuto di meno, anche se forse lui dovrebbe essere riscritto, però vabbè. Ok, nuova corsa, nuovo giro. Come le giostre. Fangirl di Rainbow Rowell. Secondo titolo Ready Player One di Ernest Cline. E l'ultimo, Il sangue dell'Olimpo, quindi ancora gli eroi dell'Olimpo. Assolutamente rileggiamo Fangirl, ragazzi, perché va riletto Fangirl sempre e non gli trovo un'imperfezione e non lo brucerei mai, quindi Fangirl lo rileggiamo. Poi direi di oh mio Dio, è difficile questa cosa, è difficile. E anche qui forse dovrebbe essere riscritto, rivisto Ready Player One, ma Il sangue dell'Olimpo... Ok, facciamo così, bruciamo Il sangue dell'Olimpo. No, riscriviamo Il sangue dell'Olimpo. E sì, forse qualcosa potrebbe essere migliorato, dai. E bruciamo Ready Player One a malincuore, ma davvero a malincuore. Però sì, ecco, non me la sento di bruciare i libri di Rick Riordan. No, è più difficile di quanto immaginassi, sinceramente. Soprattutto perché, cioè, nel senso, con il cuore direi delle cose e con la testa altre. Però io sento sempre il cuore, quindi mi è cascato uno. Primo libro, Akotar. È difficile la cosa perché ho paura di leggere gli altri. The Crowns. Ragazzi, questo è... Oh mio Dio, il terzo che cosa sarà? Il marchio di Atena. Adesso portatemi in giro. Però è il terzo libro di Rick Riordan. What the fuck. Allora, questo è semplice. È semplice perché decido di rileggere Akotar. Ovviamente, cioè, non lo riscriverei assolutamente, non va messa pena su quel libro e non va bruciato. In questo caso
rimangio quello che ho detto prima e brucerei il marchio di Atena. Anche se anche in questo caso il marchio di Atena è tra tutti sulla serie di Eroi dell'Olimpo quello che mi è piaciuto di meno. Quindi in questo caso anche andrebbe riscritto. Diamo la testa questa volta. Riscriviamo il marchio di Atena. Quindi salviamo e rileggiamo Akotar e bruciamo Three Dark Crowns, che io amo con tutto il cuore, quindi non lo farei mai, però cioè, che cosa gli vuoi riscrivere? Niente, è impossibile riscrivere quel libro, quindi rimarrà un ricordo impresso nella mia mente. Prossimo! C'è un altro libro di Ray Riordan, io giuro che smetto. Caraval, Mr. Mercedes di Stephen King, Mina Rossa. Allora, questo è semplice, deciso di rileggere Caraval, perché ragazzi è meraviglioso quel libro, se non l'avete fatto... andate in libreria, compratelo se non ce l'avete e leggetelo. Se ce l'avete in libreria, stoppate il video, no, finite il video e andate a leggerlo, perché quel libro è una meraviglia. E Rizzoli, vi prego, portate il secondo, perché io ne ho bisogno. Quindi rileggo Caraval, brucio Mr. Mercedes, che mi era piaciuto, però sono costretto a bruciarlo, e riscriverei Regina Rossa, perché Regina Rossa secondo me è un bel libro, a me è piaciuto molto, tra l'altro devo leggere gli altri in questi mesi, però c'è qualcosa, cioè dovrebbe essere rivisto in qualche punto, quindi questo è stato semplice, liscia come l'olio. So che tu non sono, non so quanto dura il video, però mi diverto, quindi continuiamo. Allora, 1, 2 e 3. Primo libro, La guerra degli elfi di Herbie Brennan, meraviglioso tra l'altro. Secondo, vabbè ragazzi, cioè dai, L'eroe perduto di Rick Riordan. Sì, sì, ce l'avevamo scampata prima, però Rick Riordan ritorna. Infine, Cave the Mark di Veronica Roth. Allora, questo è difficile. Questo è molto difficile. Allora, facciamo così. Leggo La guerra degli elfi prima, perché l'ho letto tantissimo tempo fa, tutta la serie, la quadrilogia. Oh no, oddio, come si dice? Tetralogia. Vabbè, leggerei La guerra degli elfi, perché oltre ad essere un romanzo fantasy che io amo tantissimo, ho ricordi bellissimi di quella serie, mi piacerebbe davvero tanto rileggerla. Potrei farci un pensiero quest'estate se non avessi tante altre cose da leggere. Se non avete letto mai La guerra degli elfi, fatelo, è un fantasy meraviglioso, veramente bellissimo. Poi riscriverei Cave the Mark, perché a me è piaciuto tanto come libro, tra l'altro non vedo l'ora di leggere il secondo. Però secondo me Veronica Roth si è presa tanto sul serio, quindi andremo un po' snellito come libro. E brucerei L'eroe perduto, mi dispiace Rick Riordan, però cioè sei di intralcio in questi video, basta. 1, 2 e 3. Primo libro, Everything Everything, ovvero in italiano, io l'ho letto in inglese, in italiano Noi siamo infinito. Shadow and Bone di Leigh Bardugo, e infine Passion di Lauren Kate. Facilissimo, bruciamo Passion. Andrei a riscrivere Everything probabilmente, anche se è un libro che è molto carino, mi è piaciuto molto e non c'è niente di particolare da riscrivere, però ecco, non brucerei mai e non vorrei mai che rivenisse riscritto Shadow and Bone, quindi rileggiamo Shadow and Bone e riscriviamo Everything. Scelta più logica possibile. E dai, tra poco finiamo ragazzi, perché mi rendo conto che potrebbe essere noioso, però continuiamo. Dammi, io mi sto divertendo un botto. 3, questi tutti una botta, via. Allora, primo libro abbiamo Carry On, che sicuramente andremo a rileggere ragazzi, cioè possibile farvi altro. Oh mio Dio, La corona di mezzanotte. Ho paura. Questo canto selvaggio. Allora, brucio questo canto selvaggio, perché a me non è piaciuto moltissimo. E che cosa faccio con La corona di mezzanotte, Carry On? Ragazzi, no, mi dispiace, io non... li rileggo tutti e due, perché La corona di mezzanotte è bellissimo, Carry On è meraviglioso, quindi non riscriverei nessuno dei due, mi dispiace, ma io mi oppongo alle regole di questo gioco e rileggo entrambi i libri questa volta. Ok, ultimo turno ragazzi, poi basta, perché ecco, mi rendo conto, poi andate a leggere Caraval. Scegliamo bene 1, 2 e 3. Allora, primo titolo, 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness. Secondo titolo, Ascensore ansiogeno di Lemony Snicket, quindi il libro della serie di una serie di sfortunati eventi, che tra l'altro è uno dei miei preferiti. Fine, La signora della mezzanotte. Leggo 7 minuti dopo la mezzanotte, perché quel libro non necessita di essere toccato anche lì in minima parte. È
perfetto così. Quindi rileggo 7 minuti dopo la mezzanotte, mi trovo costretto. Poi direi di, oh mio Dio, questo è difficile, probabilmente in questo caso brucerei a malincuore, ma davvero a malincuore, non lo farei mai, perdonami Lemony Snicket, e poi so che va contro tutto quello che dici nei tuoi libri, perché il fuoco è cattivo, però brucerei l'ascensore ansiogeno e riscriverei La Signora della Mezzanotte, direi Cassandra Clare, perché d'altronde ci sta, c'è qualcosa, anche lì forse dovremmo un po' snellire, cara Cassandra, sei meravigliosa, io ti amo sempre, ti metterei tipo come santino in camera. Però ecco, snelliamo un pochino, perché ultimamente stai facendo dei libri un po', ecco. Quindi sì, lo riscriverei in qualche punto, ma qualche accorcimento, niente di che. Niente ragazzi, questo era tutto, io avrei continuato tipo fino all'infinito, perché è veramente carina come sfida questa. Molto difficile, molto complessa, cioè ci devi pensare, devi sforzare, non so se avete visto il sudore che gocciolava, però molto molto divertente. E spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia divertito e fatto passare questi qualche minuto in compagnia. Io vi ricordo come sempre di seguirmi sul mio profilo Instagram, che vi lascio qua, e se non l'avete ancora fatto di attivare la campanella sul mio canale YouTube, in modo da ricevere la notifica ogni volta che pubblico un video. E niente, questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.